più seria. Allora, questo è acceso. Mi siete affianco a lui. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Per noi è un piacere, in particolare per me, avere qua Nicolò Ammaniti. Credo che non si sente, così è meglio. Dunque, come scrittore credo che sia noto a tutti, c'è ben poco da presentarlo, però due punti, diciamo, sulla sua forse diciamo, formazione sono importanti. Papà Massimo era un docente di psicopatologia generale dell'eredità evolutiva presso la Sapienza. Un libro molto molto noto è Nel nome del figlio, che è un saggio sui problemi dell'adolescenza. Poi ha pubblicato la raccolta di racconti Fango, Ti prendo e ti porto via successivamente, Io non ho paura, eccetera. Ha vinto il premio Viareggio. Il romanzo credo che forse sia più noto a tutti, molti dei suoi romanzi sono stati trasformati in film, è Come Dio comanda, e Io non ho paura. Qual è la caratteristica per cui secondo me è importante che, parlando e riparlando di scienza, abbia Nicolò Ammaniti qui come relatore? E ci sono tre caratteristiche fondamentali, per quel poco che io riesco a capire, dei suoi lavori, chiamiamole tre colonne, ecco perché poi lui è un appassionato di etologia e da lì parte molto delle ispirazioni che lui tira, che lui trasferisce poi nei suoi lavori. Uno è una domanda: si riesce a capire l'uomo attraverso il comportamento degli animali? Poi magari lui dirà che non è questa la sua domanda, ma questo è uno degli aspetti che secondo me traspare dai suoi lavori. L'altra cosa è i personaggi sono spesso ispirati ad animali o a comportamenti animali. Ci sono nel piccolo fascicolo che è stato distribuito delle citazioni dove secondo me queste cose traspaiono in maniera molto chiara. E infine il terzo problema, che è un problema molto, diciamo, un terzo aspetto che è molto più personale, è il suo rapporto con un cane, che credo che vi racconterà. Questi tre punti, in qualche modo, se prendete come tre vertici di un triangolo, e riuscirete forse a mettere dentro, all'interno dell'area di questo triangolo, il lavoro, il modo di creare. I processi della creatività sono molto molto diversi uno dall'altro. Franco, tu non senti? Lo so bene, questo è il problema, ma per me lui è la cartina di tornasole, se sente lui sentono tutti gli altri. Per cui secondo me all'interno di questo, diciamo, paradigma di tre punti si riesce a capire qual è il meccanismo della creatività di uno scrittore come Nicolò. A questo punto non faccio nient'altro che lasciargli la parola e sono sicuro che saremmo sicuramente affascinati e sorpresi dalle cose che lui dirà. Grazie mille Nicolò. Grazie. Allora, insomma, mi trovo in una veste molto scomoda e farò quello che posso, insomma, l'idea che mi ha
che mi ha colpito era questa, in fondo, raccontare il mio rapporto con gli animali, ma soprattutto con i cani. E mi ha dato la possibilità, in fondo, questa discussione di ricordarmi le cose che, cioè i primi ricordi che io ho avuto da bambino, se penso alla mia casa, ai miei genitori, alla mia mamma, al mio papà, li vedo, ma vedo prima dei cani, nel senso che io sono nato insieme a due cani che erano arrivati prima di me, di pochi anni, e i cani erano i miei compagni, cioè non avevo percepito la differenza. Diciamo, quando ho cominciato a capire che quella donna che veniva era mia mamma, ho pensato che avesse partorito non solo me ma anche i cani, cioè che io erano proprio, cioè dicevo, adesso ho fatto degli esseri pelosi e poi ci sono arrivato io. E i cani erano, mi accompagnavano dovunque, e l'idea che la macchina puzzasse di cane era una cosa normale, che i peli dei cani fossero presenti ovunque. E credo che i miei genitori mi hanno subito fatto capire che in fondo io non ero diverso da quegli animali, che quegli animali mi dovevano insegnare qualche cosa e che li dovevo seguire, dovevo averne paura ma nello stesso tempo cura. E con loro ho vissuto, mia sorella dopo di me è nata e anche lei ha vissuto sempre con i cani, e io tutta la mia vita l'ho passata avendo la sensazione di una gerarchia, di una gerarchia che poi è la gerarchia dei lupi, in cui tu capisci di essere il lupo alfa e che devi conquistarti la fiducia dei tuoi gregari, che sono i cani. E crescendo però ho lentamente capito che non tutti avevano questo rapporto, che molti, per esempio il mio, mi ricordo che Giustini, il mio dirimpettaio, aveva questi bambini a cui diceva: state, non mangiate, se no il cane vi morde, non fare questo. E quindi io ogni volta che uscivo portando i cani fuori vedevo questi bambini che si spalmavano disperati contro le pareti, e soprattutto c'era l'idea dello sporco del cane, che il cane in qualche modo ti può contaminare, quindi questi bambini venivano puliti praticamente con la vaporella quando entravano in casa, non potevano muoversi, non erano sempre vestiti, non potevano toccare i pavimenti, e vivevamo a un muro, cioè ci divideva solo un muro, e casa nostra era uno schifo totale, con questi cani che mangiavano, insomma, che mangiavano con noi, che erano completamente noi schiavi dei cani, e dall'altra c'era questa pulizia che sembrava, quando così si apriva uno spiraglio su questa casa, io mi rendevo conto che era una sala chirurgica, e questi bambini erano terrorizzati. Quindi è stata la prima percezione, cioè la prima cosa che ho capito è che in fondo non tutti, e va benissimo anche l'altra visione della vita, come dire, il rapporto con gli animali, con specie che non sono la tua, può essere diversa. Mi ricordo che due piani sotto ci stava la vedova ad Amoli, che si diceva nel palazzo, cioè c'era questo cane che veniva in palazzo, veniva chiamato il diavolo di Tasmania perché era cattivissimo, ed era un barboncino, non un barboncino, un bassotto, che praticamente quando ti vedeva ti voleva uccidere. I miei cani erano terrorizzati, e questo praticamente veniva trattenuto con una museruola e trattenuto da delle corde. Quindi quando poi dopo anni ho visto Hannibal Lecter, il film del Silenzio degli Innocenti, ho detto: oddio, questo già l'ho visto, e ho capito che era il cane della vedova ad Amoli, che si diceva che praticamente era così innamorata di questo cane che il marito si fosse suicidato perché aveva scoperto che in casa aveva questo tradimento, perché la donna viveva con questo cane che però la difendeva da qualsiasi cosa, non ti potevi neanche avvicinare perché ti sbranava le scarpe. Quindi era una situazione completamente diversa, c'era un'ossessione in cui questa donna viveva veramente protetta da questo cane che vi diceva che dormisse addirittura dentro il letto, cosa che anche a noi più o meno succedeva. E poi dopo mi ricordo che, per esempio,
andavamo in campagna e lì noi andavamo in Toscana e lì ci stava accanto a casa nostra, ci stavano i contadini che avevano i cani e i cani lì vennero trattati ancora in un altro modo, erano tutti cacciatori di cinghiali e quindi avevano questi branchi di cani che tenevano dentro sostanzialmente delle scatolette chiusi ognuno per sé, vivevano in tutto l'anno chiusi lì dentro, tranne 4-5 volte durante la stagione della caccia che venivano liberati e non erano aggressivi, erano dei cani meravigliosi, buonissimi, nonostante vivessero in quella cattività continua, dentro delle scatole da 1 metro per 1 metro, erano dei cani meravigliosi, poi erano affettuosi, così venivano pompati, lanciati contro il cinghiale, di solito la metà venivano squartati, perché poi quando andavano contro il cinghiale stavano lì, quindi, parlando con i toscani, che spesso, insomma, come dire, spesso con gli animali, almeno dove stavo io in Maremma, avevano un rapporto molto, come dire, diverso, gli animali sono animali, tu sei un uomo, gli animali stanno fuori, tu stai dentro, i cani non possono entrare in casa, i cani servono. Ero abbastanza così, un po'. Mi sembrava, come dire, che in fondo ci stava ancora un altro rapporto. Poi mi è capitato, ripensavo, l'estate io andavo spesso, vado ancora a Positano e lì ci sta un'isola di fronte a Positano, conoscete tutti benissimo, che è l'isola dei Galli, dove io andavo perché uno dei miei migliori amici era il nipote del proprietario dell'isola, che era Leonid Massin, questo grande ballerino russo, che aveva dei cani, anche lì ci stavano. Questo posto era un posto completamente abbandonato, c'era questa vecchia torre dove lui ballava, ma era completamente distrutta, non funzionava nulla, non ci stava l'acqua, non ci stava da mangiare, tutto veniva portato, era una situazione veramente molto bella ma molto primitiva, e c'erano questi cani che si diceva che avessero 100 anni. Cioè erano talmente vecchi che nessuno sapeva quando erano arrivati, come se in fondo stare su quell'isola gli... c'era anche un... praticamente dicevano che avessero 100 anni e tu sembravano, si mimetizzavano perché sembravano dei tappeti, perché non si muovevano, al massimo quando arrivavi lo accarezzavi, muovevano la coda appena, e tu vedevi questa situazione strana di questi cani che si raccontavano che praticamente fossero... uguale, cioè che vivessero proprio a contatto con il mare, e anche questa cosa a me mi colpì molto, quindi mi resi conto che poi in fondo i cani sono in grado di adattarsi alle situazioni completamente diverse, e passando il tempo mi sono reso conto che anche che in fondo esistono nel tempo, ormai si sono formate centinaia di razze con esigenze e con modi di essere diversi, e questo, devo dire, è stata una cosa che mi ha molto colpito, perché mi sono chiesto poi successivamente cosa aveva portato in fondo gli uomini, che all'inizio, come dire, gli uomini primitivi vivevano in una situazione di costante paura, in fondo con i lupi che erano dei nemici proprio continui, che venivano lì, che ti sbranavano, che quindi dovevi rifugiarti nelle caverne. Ci stava quest'idea che in fondo, almeno così raccontano i biologi, che a un certo punto alcuni di questi lupi, probabilmente secondo alcuni, perché avevano, come dire, nella possibilità dei loro caratteri, erano meno paurosi di altri, si sono avvicinati di più e vivevano intorno come delle sorte di sentinelle, vivevano mangiando i resti di quello che gli buttavano, delle ossa. In fondo la prima volta che si vede che un cranio che all'inizio pensavano che era un cranio di un lupo stava in una caverna insieme a delle ossa umane è 30.000 anni fa, e all'inizio hanno pensato che fosse come una sorta di... cioè che questi, quando andavano a seppellire, portavano dentro i trofei. In realtà poi si è scoperto che quello lì, controllando il DNA, in realtà sembravano già dei cani addomesticati, quindi la domesticazione del cane è avvenuta più o meno 30.000 anni fa,
e i cani hanno incominciato lentamente a cambiare di forma, perché l'uomo li ha incominciati a selezionare, c'è stata una selezione artificiale che in poco tempo ha portato il lupo grigio a diventare cani diversi, con attitudini diverse, perché un cane che si occupa come il Danny della vedova è un cane che un bassotto è stato pensato per le sue dimensioni proprio perché dovesse all'inizio almeno servire per acchiappare i cani, i topi in casa, oppure pensiamo ai cani pastore. E quindi l'uomo, agendo su i diversi caratteri e ibridando le diverse specie, ha trovato dei caratteri completamente diversi e a un certo punto ci troviamo di fronte a una situazione per cui abbiamo un alano e un bassotto, che sono tutte e due cani, però teoricamente dal punto di vista biologico si potrebbe dire che sono due specie diverse, perché tra le barriere intraspecifiche che non permettono, come dire, a due razze di procreare insieme, ci sta anche un problema di ordine all'inizio di DNA, nel senso che se i due DNA non si riconoscono, ovviamente non ci può essere una fecondazione, oppure ci può essere che lo spermatozoo semplicemente non riesce a penetrare nell'ovulo fra due specie diverse, oppure ci possono essere dei problemi di comportamento, semplicemente, che ne so, una specie si riproduce d'estate e una d'inverno, oppure ci può essere il caso che si riproducono, per esempio, che ne so, pensiamo, che ne so, al leone e la tigre, si riescono, è successo spesso in cattività, che si sono riprodotti e hanno formato questo animale che si chiama la ligre, che è un enorme tigre, ma è gigantesca, è alta così, cioè è una cosa, se guardate su internet vedete, pesa 400 kg, è enorme, però ovviamente è sterile e muoiono perché hanno un sacco di problemi poi nella crescita. Oppure semplicemente c'è un problema morfologico, quindi, come dire, gli organi sessuali non possono, effettivamente, oppure la gravidanza non va avanti, ed effettivamente è così. Tra un levriero e un bassotto non ci sta questa possibilità. Quindi per certi versi possiamo considerarli di due specie differenti. È stato molto interessante, infatti, questa cosa che io guardavo, quindi guardavo per esempio tutte le persone, come in fondo ognuno si sceglieva un proprio cane. Ci stava, per esempio, ho capito che uno degli scrittori che più mi colpiva, è stato delle prime letture che ho fatto, era stato Jack London, e Jack London racconta proprio di questo come dire, avvicinamento che porta il lupo a diventare cane domestico, e del cane domestico, questo succede in Zanna Bianca, in cui si racconta la storia di un cane per un quarto cane che viene preso dagli indiani, poi gli indiani se lo vendono e questo cane comincia a diventa quasi un cane questo lupo, però in realtà è fortissimo e viene utilizzato soprattutto per i combattimenti, e lui lo fanno combattere contro tre cani insieme, contro un orso, e lui vince sempre, è fortissimo proprio perché, dato che ha ancora questa parte selvaggia, che poi era quella che in fondo interessava Jack London, proprio perché Jack London pensava che quella parte poi era la parte più vitale dell'uomo, e quindi in qualche modo ovviamente il libro era una parabola, raccontava di questa forza, di questa energia, anche di questa grande capacità di amare poi di Zanna Bianca i suoi padroni. E a un certo punto succede che l'unico che riesce a battere, racconta Jack London, Zanna Bianca, è un cane strano, che lui, quando glielo mettono nel recinto per combattere contro Zanna Bianca, Zanna Bianca lo guarda un po' così, dice: ma questo che razza di animale è? E gli si presenta di fronte un bulldog inglese, piccolo, che neanche si muove, non lo guarda, e cioè Zanna Bianca, che ovviamente Jack London lo fa trasformare in un uomo, perché, come dire, ha tutte le reazioni di una sorta di selvaggio, lo guarda e dice: ma questo non è neanche un cane, gli viene da ridere, lo attacca immediatamente, e il bulldog
Cirochi si chiama, non reagisce, incomincia a perdere sangue, ma non si muove. E Zanabianca comincia quasi a divertirsi con questo cane che è completamente avvolto da pieghe di pelle che morde, quindi si muove lentamente gronda sangue e Zanabianca si diverte, salta da una parte all'altra, non si fa toccare, sembra quasi un balletto di un pugile verso una specie di vecchio rintronato, però a un certo punto succede che scivola e finalmente il bulldog si avventa sul collo di Zanabianca. E a quel punto il bulldog piccolo così non lo molla più, lei comincia a trascinarsi Zanabianca, ma non lo molla e alla fine praticamente perde. E allora in fondo lì racconta come in fondo l'evoluzione artificiale, l'addomesticamento e la creazione, come dire, di una sorta di robot, di ibrido, è più forte in fondo della natura stessa. E quindi quello lì è il momento in cui è molto bella questa scena, se vi capita leggetela, in cui veramente soccombe per la prima volta. È molto, devo dire che sia Jack London è stato molto colpito poi dalle sue letture di Darwin, della teoria delle specie, perché si capisce proprio che in qualche modo riteneva quasi che il darwinismo era molto attaccato a un darwinismo sociale, cioè che solamente il più adatto riesce a sopravvivere, e quindi racconta attraverso i cani, attraverso soprattutto anche la forza, se pensate, non so, ai racconti che scrive, nei racconti del nord, dello Yukon, racconta di questi uomini disperati, dispersi in questo mare bianco, gelato, ridotti sostanzialmente a bestie che si trascinano per portare il loro oro, no? C'è questa scena meravigliosa di questi due uomini che hanno trovato dell'oro, se lo portano, ma si sono dispersi in questo mare gelato, ghiacciato, dove non ci sta confini, non ci stanno panorami, è tutto bianco, e questi due avanzano trascinandosi il loro oro, e dietro di loro ci sta questo lupo che li insegue, che è più stanco di loro, ed è un lento inseguimento in cui in qualche modo non si capisce che non si sa chi è più disperato, e a un certo punto uno casca, sembra mangiato, non si sa, e il lupo muore praticamente accanto a questo qui, perché, come dire, in questa lotta. Quindi io, almeno leggendo Jack London, ho capito che si poteva in qualche modo raccontare gli animali, attraverso gli animali potevo vedere degli atteggiamenti che erano dell'uomo e che in qualche modo mi permettevano di raccontare cose diverse. La prima volta che io ho cominciato a pensare a una storia che avesse insieme tanti personaggi che avevano esigenze diverse, l'ho fatto quando sono passato di fronte a un negozio di acquari. Ho capito che gli acquari mi piacevano moltissimo e che erano una cosa che io non le avevo mai considerata, perché fino a quel momento avevo considerato gli acquari come semplici vasche trasparenti nel quale tu metti un po' d'acqua, metti un pesce, il pesce sta là dentro, il pesce ti muore, ne compri un altro. E invece improvvisamente avevo capito che si poteva costruire degli ecosistemi in cui ci stavano delle piante che venivano messe, si aggiungeva l'anidride carbonica che serviva alle piante per fare la loro fotosintesi, questo permetteva all'acqua di ossigenarsi senza bisogno di bolle, i pesci potevano stare lì dentro, i pesci sostanzialmente che erano pesci abituati a vivere in piccole pozze, quindi in qualche modo anche in fondo in un piccolo acquario in qualche modo non era come prendere, che ne so, un pesce pagliaccio, un pesce d'acqua salata che viene messo dentro e ovviamente è quella situazione in cui senti che è tutto sintetico, invece lì si riproducono, escono, e quindi mi sono detto, ma in fondo se uno non sa, ovviamente, come dire, trasformando questi piccoli pesci in esseri umani, ho detto, ma in fondo
perché non pensare che anche noi siamo in un grande acquario e forse fuori è molto meglio di quello che noi viviamo, ma non lo sappiamo. In fondo loro vivono, nascono dentro quell'acquario, quell'acquario forse, se tu gli permetti di avere l'acqua al giusto pH, la giusta temperatura, la giusta durezza carbonatica, in fondo quei pesci possono vivere, sopravvivere, continuare di generazione in generazioni. E poi allora ho incominciato a prendere questi pesci, a comprarmi questo acquario, a metterli dentro, così, e mi rendevo conto che la mia scelta era esclusivamente una scelta dovuta, diciamo, mi dia quello trasparente che mi piace, mi dia quella avventosa che sta lì, mi dia quello rosso, mi dia quello verde, ci sta quello lì, il pesce arcobaleno, il pesce angelo, e mettevi dentro in questo un sacco di pesci e ti rendevi conto poi col tempo, un po' perché studiavo biologia, un po' perché poi mi ero appassionato proprio a questa cosa, ho detto ma questi pesci che c'entrano uno con l'altro? Uno arriva dal, non so, dalle risaie del sud-est asiatico, l'altro viene dal bacino dell'Orinoco, un altro viene dal lago Tanganica. Hanno esigenze completamente diverse, perché stanno insieme? Semplicemente per una scelta estetica nel quale io decido che questo pesce sta meglio con quell'altro abbinando i colori o decidendo che quel pesce mi piace. E in effetti poi quello che succedeva è che si sbranavano, che ne rimanevano pochi, spesso alcuni morivano, altri sopravvivevano, alla fine però si creava a un certo punto, come per magia, anche tra animali con esigenze così diverse, in fondo una sorta di, così, di stasi in cui tutti più o meno sopravvivevano, si abituavano, e guardando quella vasca ho pensato, ma non potrebbe essere che in fondo se tu racconti un paese, che io mi sono cominciato a pensare, per esempio Io non ho paura, in cui si racconta di questo piccolo paese dove ci sono questi bambini, ci sono tanti pesci differenti con esigenze diverse che però per sorte, per sfortuna, per fortuna si ritrovano insieme e convivono. E allora ho detto forse partendo proprio dai pesci, così posso raccontare una storia in cui ci sono veramente persone differenti, e così ho cominciato a scrivere. Devo dire, quella è stata la mia prima, guardavo invece che guardare la televisione, stavo lì fisso davanti a questi acquari, c'avevo 20 acquari, proprio pensavano che ero pazzo, mia madre era preoccupatissima perché diceva ma guarda, gli altri guardano la televisione, mio figlio guarda gli acquari, è meglio guardare, diceva guarda, ma guardati un po' di televisione. Quindi eravamo arrivati al paradosso, e mi ricordo che c'erano questi pesci che si chiamano discus, che sono dei bellissimi pesci che a un certo punto si riproducono insieme, formano delle coppie, perché ovviamente sono pesci che, vivendo in spazi molto ristretti, fanno pochi figli e li curano, cioè le cure parentali ovviamente sono inversamente proporzionali al numero dei figli. Questo succede per gli uomini, ma succede per i pesci. Se voi pensate, che ne so, alle aringhe, fanno milioni di figli, ma non, ovviamente li lasciano, li abbandonano, di questi pochissimi sopravvivono, ma ne sono talmente tanti che si riproducono tutti insieme. C'è un momento in cui, infatti io mi immaginavo sempre gli uomini, che questa idea di riprodursi mi piaceva, e vedevo questi milioni di minuscoli avannotti che si perdevano nel mare, oppure nel caso in cui ovviamente ci sta un posto più pericoloso, i pesci, proprio come dire, per l'adattamento, proprio perché questo è un adattamento positivo per far sopravvivere i piccoli, invece se ne occupano. Ci sono dei pesci addirittura che tengono gli avannotti nella bocca, li tengono nella bocca, li sputano, mangiano, li riprendono. E questi pesci qui, che sono discus, che adesso ormai li vendono come fossero pesci, cioè sono stati i tedeschi, gli asiatici, ormai li riproducono come fossero veramente sogliole o branzini. A quel tempo invece erano pesci complicati, era il pesce più difficile per l'acquariofilo, perché sostanzialmente succedeva che o i genitori impazzivano e si mangiavano le uova, litigando per cercare, come dire, disperatamente, in questa ansia, come dire, istintiva di occuparsi dei piccoli, oppure li abbandonavano a loro stesso. E quindi mi ritrovavo sempre con questi piccoli che non mangiano, perché per mangiare
almeno nelle prime fasi larvali, loro si nutrono del muco che secernono i genitori. I genitori sembrano dei dischi, dei CD meravigliosi, che diventano improvvisamente tutti neri e vengono coperti da questo nugolo di minuscoli pesciolini che mangiano questo muco. E a un certo punto succede che, dopo aver mangiato quindi all'inizio non mangiano come gli altri piccoli, le larve di, non so, i nauplidi, di piccoli crostacei, ma devono, e quindi è difficilissimo. E allora noi, io con un mio amico, abbiamo incominciato a costruire delle sagome di legno che con l'uovo liofilizzato che si usava in pasticceria facevamo delle specie di pappette che gli mettevamo incontro, e quindi facevamo questa sorta di madre surrogata che ci ha permesso all'inizio di farli riprodurre. Poi ci siamo resi conto che era una cosa, insomma, che abbiamo insegnato ad altri, ed è stata una cosa veramente che mi ha dato grande soddisfazione. Poi comunque la letteratura mi ha preso. Però la sensazione è sempre stata quella, in fondo, che dovevo raccontare il mondo animale. Sentivo che in qualche modo dall'etologia avrei trovato di più che non dalla psicologia. In fondo sentivo che, non lo so, quando ho scritto Io non ho paura, che quella relazione che si formava tra gli adolescenti, dove ci stava un capo, dove ci stavano i gregari, dove tu capivi immediatamente se eri il primo in fondo a mangiare o il secondo a mordere o aspettare che il primo mangiasse, dove ci stavano delle forme di rituali quasi, erano simili a quelle degli animali. E su quello io ho cominciato a immaginare questo libro, in cui c'erano questi bambini che si muovevano in questi campi di grano, stavano insieme e reagivano ovviamente a un certo punto combattendo anche questa cosa. Quindi il protagonista all'inizio subisce, poi a un certo punto capisce che in qualche modo queste regole che sono imposte, che sono delle regole che sembrano non cambiare mai, quindi l'idea che in fondo tuo padre può fare un po' quello che ti pare, così a un certo punto si trova di fronte a questo buco in cui trova un bambino identico a se stesso e si chiede: ma è giusta questa cosa? E poi più incomincia a guardare, a capire che questo bambino sta lì, che si è inventato un suo mondo per sopravvivere, più ci sono dei particolari che lo avvicinano a casa sua, e a un certo punto capisce che quel bambino c'è lì dentro perché ce l'hanno messo suo padre. E allora lì si creano in fondo quelle domande che fanno sì che improvvisamente questi personaggi, che all'inizio mi sembravano solo dei piccoli di lupo o di cane, improvvisamente erano delle persone. Allora lì incomincia a esserci la volontà, la decisione, e allora lì ho capito che se raccontavo l'adolescenza, se raccontavo questo momento così delicato, avrei potuto in fondo raccontare anche la mia vita, cioè il momento in cui, in fondo, in questa storia così paradossale, in cui uno capisce che questo bambino che è stato rapito da tuo padre, e quindi devi decidere se tuo padre sta facendo una cosa giusta o sbagliata. Improvvisamente, quando incominci a prendere questa decisione, a dire no, non sta, in fondo lì è scattata l'adolescenza, è scattato il momento in cui ti trasformi da girino in rana, in cui incominci, come dire, a respirare con i tuoi polmoni, a decidere che in fondo non è detto che tu dipendi da quel mondo, non è detto che tu devi esattamente aderire a quelle regole, ma sono regole che ti formi da solo e sono le regole che poi ti porterai tutta la vita. E allora il mondo naturale è stato quello nel quale io ho costruito queste storie. Questi bambini sono immersi, sono sempre profondamente immersi nella natura. Adesso sto scrivendo un libro in cui di nuovo mi trovo di bambini nella natura, però ritengo che il punto di vista etologico, quindi di certe reazioni, di certi comportamenti che sembrano sempre gli stessi negli animali, poi in realtà li possiamo trovare in nuce in tutti noi. E quello che ci racconta, ad esempio, cioè quest'idea in fondo che poi gli animali sono diversi da noi, è una cosa che a me mi ha sempre lasciato perplesso, cioè l'idea che in fondo noi siamo in questo mondo, siamo una sorta di
dei caduti e che possono disporre della natura come vogliono, possono decidere che gli animali servono, sono, ci servono perché noi ci nutriamo degli anni della loro carne, noi li usiamo per arare i campi, noi li usiamo in 2000 modi. E la percezione che io ho avuto è che in fondo ci fosse questa cosa che poi dice anche Desmond Morris quando parla della scimmia nuda, dice in fondo noi è l'unica scimmia che pensa continuamente a se stesso e al suo ruolo all'interno di questo ecosistema, questo enorme ecosistema che è la Terra. E allora invece quello che è successo, grazie in fondo anche, non so, a Darwin, è così, è di rendersi conto che in fondo i nostri genitori, i nostri progenitori sono simili a quelli delle scimmie. Noi viviamo in un mondo nel quale noi dobbiamo riconoscere che non siamo così diversi, che in qualche modo gli animali siamo noi e che ci sta una sorta di... è difficile dirlo, però io ho avuto proprio la percezione nella mia vita che la felicità che io provavo come... cioè che mi sono sempre chiesto, ma com'è che uno... cioè la felicità è qualcosa che appartiene all'uomo o appartiene a tutti? E poi io con i miei cani mi sono reso conto che comunque loro si svegliano la mattina e ti danno quell'amore e quella felicità che tu dici allora non è una cosa esclusivamente degli uomini ma appartiene a tutte le specie. Questa cosa a me mi ha sempre molto colpito e continuo a sentirmi in qualche modo il capobranco, ho sempre la sensazione che questi cani dipendano da me, che se io me li dimentico stanno male, ed è da una parte un senso di colpa tremendo, ma dall'altra parte è la soddisfazione di sapere che crescono felici. Io negli anni ho capito che questa era quello che io in fondo mi dava più soddisfazioni e ho un po' perso effettivamente poi il rapporto con gli umani proprio a favore di questa cosa. Sembro un animalista ma non lo sono, perché poi non è che sono di questi, un vegano, uno di questi che ritiene che non ti può mangiare manco la pizza perché dentro ci sta la mozzarella, no, non mi interessa e credo che è anche giusto mangiare la carne, però ho avuto la percezione che studiando gli animali è più facile in qualche modo riuscire a raccontare gli uomini. Io sono partito sempre da lì e ho sempre ritenuto che in qualche modo è uno strano equilibrio quello che ci lega e che noi cerchiamo in tutti i modi di perturbare, ma è quello che in qualche modo mi aiuta a raccontare gli uomini. Se non ci fossero gli animali, gli uomini li troverei poco interessanti. Grazie Nicola, come avevo immaginato, sono spunti particolarmente rilevanti, è un angolo visuale importante questo qui, in qualche modo su altri piani le cose che sono state appena dette insomma toccano la filosofia generale che ispira come la corte di Federico II. Quello nasce come l'unicità del sapere, qui c'è l'unicità dei comportamenti, la possibilità di interagire nelle interpretazioni, eccetera, credo che sia importante. Una domanda, adesso sorge di solito, ti fanno delle domande, questo te lo dico io. Non so quanto siano intelligenti, ma tu poi traduci tu. La prima però che viene in me, questo però non lo dire fin quando sono rettore, non dire quanto è intelligente la mia, delle altre poi. È unidirezionale questo tuo modo di vedere le cose. Per raccontare gli uomini io riesco a raccontarli meglio guardando gli animali, ma vale anche, diciamo, secondo te nell'altra direzione, osservando gli uomini si riescono a capire meglio anche gli animali, o è soltanto, diciamo,
capito, soltanto nella direzione che tu appena avevi accennato. Ma guarda, allora io adesso faccio, ti faccio una, ti dico... Sai perché ti dico questa cosa? Perché credo che molti di qua sappiano, nel percorso evolutivo dell'uomo c'è stato a un certo punto, tutti voi lo sapete, l'uomo di Neanderthal. Allora, secondo un collega di Berkeley, io sono l'ultimo incrocio fra uomo di Neanderthal e Homo sapiens. Mi ha anche misurato, io sono... No, il mio nome si chiama M ed è sul American Anthropologist, come si chiama, del 66-67, misurava l'angolo e gli spiegavo, ma che te ne importa te? Dici, no, perché a me serve capire. Ora non so, l'uomo di Neanderthal forse non era un animale, ma insomma qualche cosa a cavallo fra i due c'era. Ma guarda, io adesso per esempio mi è successa una cosa molto, molto strana. Io adesso ho due cani, no? C'ho un cane, un bulldog francese e un whippet che è un picco, che è un, come dire, un levriero a taglia media che vivo, come raccontavo, così, me li porto ovunque, io viaggio con loro, quando parto sono molto disperato, infatti ho chiesto anche qui, prima ho detto posso portare i cani, mi hanno detto no, non possono venire, quindi non li ho portati oggi, se no stavano qui con me perché vivono, io vivo con loro. Però ogni tanto ovviamente sono costretto a lasciarli e loro due sono... Niente, quando uno entra in casa, per esempio io entro in casa, loro mi fanno delle feste pazzesche, cioè rimangono, sono in due, si, come dire, si... La sensazione è che abbiano una sorta di noi, non hanno capito di essere un individuo singolo, sono nati insieme e si stupiscono di, che ne so, la cicciona, il bulldog si stupisce che l'altra corra così veloce. E quindi vivono in questa sorta di... come se fossero quasi un unico organismo diviso in due. Allora niente, noi... A casa nostra ci sta una persona che lavora da noi, che sta da noi, un signore di Sri Lanka che vive e ama moltissimo i miei cani, lì se ne occupa, quando non ci sono li porta fuori, gli dà da mangiare, fa tutto. E uno, la sera per esempio, io mi capita che rientro in casa e mi fa un sacco di feste. E ritorno a mia moglie e loro lo sentono proprio dalle scale, capiscono dal tipo di rumore dei passi, di come tira fuori le chiavi che sta arrivando Lorenzo o che sto arrivando io, si precipitano e incominciano a andare alla porta. Arriva Raymond, si chiama Raymond, questo signore che lavora da noi. Loro, se ne so, noi stiamo sul divano guardando la televisione, i cani non si muovono. Stanno con lui esattamente più tempo che con noi, ma i cani non si muovono. E allora io, ma prima ho detto, vabbè, ma com'è che sta cosa che... Niente, senti, lui apre la porta, entra dentro, saluta, se ne va a letto e ci saluta. E loro proprio niente, manco si alzano la testa per sentire, come se non fosse entrato nessuno. E ho detto, ma che questi cani sono due stronzi, ho pensato a un certo punto. Mi sono cominciato a arrabbiare con mia moglie, ho detto, ma... Com'è possibile? Che ce l'hanno con l'uomo che viene da noi perché non è... Due snob tremendi, capito? Due che si sentono qualche cosa. E niente, sono impazzito su questa cosa. Cioè, cominciavo a cercare di capire perché. E sono rimasto 6 mesi cercando di fare delle prove. Dicevo, ma com'è che... E a un certo punto, a furia di pensarci, ho capito qual era la differenza. Che lui li vuole bene, li porta fuori... gli dà da mangiare, loro quando per esempio, che ne so, partiamo, tornano, un po' di feste gliele fanno, cioè si vede che il whippet gli salta un po' addosso, l'altra gli fa un po' di, si muove il sedere, fanno un po', pochissimo, però come dire, lo riconoscono, ma semplicemente lui, per cultura, per cose, perché anche perché è una persona diversa da noi, non li tocca. Cioè non li tocca, li porta, gli mette il collare, gli mette il guinzaglio, li porta fuori, non li tocca. Invece... E quindi la festa che loro fanno, secondo me, è dovuta al fatto che in qualche modo con noi hanno un rapporto esclusivo molto fisico e invece nei confronti di questo signore non ce l'hanno e quindi a questo punto, non essendoci, non ci sta questa forma di
di festa che loro fanno, di rituale, che è quello lì di riceverti in casa. E quindi questa cosa mi ha portato a capire anche delle cose poi in fondo della mia vita, di quello che io, di come poi in fondo è importante relazionarsi agli altri anche in un rapporto realmente fisico. I cani sono i primi che ti dimostrano questa cosa. No, però Nicola, ti avevo chiesto una cosa diversa. Tu riesci a... Scusami, è bellissimo quello che tu racconti. Però dico, io ti chiedevo, tu attraverso i comportamenti degli animali, insomma, in qualche modo riesci a capire meglio i comportamenti umani. Ma vale l'inverso, questo è quello che mi chiedevo io. Ci sono, non so come si chiamano scientificamente, tipi umani riconducibili a comportamenti animali? Io ne conosco un paio, ma... Ma secondo me no, non ci sono tanti in realtà. C'è questa cosa strana per cui si dice che i cani e i padroni si assomigliano molto. Esistono, come dire, dei caratteri, sono stati, secondo me, per esempio rispetto agli alcuni animali, ci sono, come dire, delle morfologie che ci ricordano le persone. Se uno vede, che ne so, un leone di mare, ovviamente non può, o viceversa, oppure vedi una persona, ti viene. Questo qui, io per esempio quando scrivo, spessissimo faccio questo lavoro, per cui, come dire, per spiegare meglio un carattere umano scelgo un animale o viceversa, però questa qui credo che sia una cosa che facciamo tutti in maniera molto spontanea, però non lo so. Vedo domande, non vedo, io c'ho la luce in faccia e non riesco a vedere niente. Eccola là. Non vi lasciate intimidire. Avete paura. Io proporrei un esperimento per vedere... Eccola là, scusami, non ti vedevo. Affacciati perché non ti vedo io. Si senta? Ok. Sì. Buonasera Niccolò. Buonasera. Allora, parto da branchie. Il pesce non parla perché sa. Più o meno, credo. E poi faccio una cosa che lei ha fatto spesso stasera, vado da io non ho paura e vado praticamente ad acqua traverse, quindi già acqua, e c'è questo acquario, come ha detto lei, ci sono queste persone che in realtà sanno, cioè sono pesci che sanno, ma non possono parlare. E poi c'è un solo pesce in realtà che parla tanto e invece non sa ma poi scopre. Allora io dico, il pesce, cioè Michele mi dà questo, Michele, ovviamente parlo di Michele. Il protagonista di Io non ho paura, ovviamente. Michele è pesce che non sa, però parla, lui parla tanto, lui vuole parlare con gli adulti, vuole capire. Poi viene a sapere la verità e vuole parlare, parla con l'amichetto, gli dà addirittura in cambio qualcosa, perché vuole parlare, vuole dirlo questo segreto. Però... se il pesce non parla perché sa, e a un certo punto Michele sa e parla, è il pesce che è destinato a soccombere? Cioè il pesce che sa e parla è il pesce più piccolo? Quello destinato ad essere mangiato? È complicata la domanda. Volevo essere più semplice possibile. Ma non è così chiara. Non l'ho capita benissimo. Ok, ripeto. Vuole che ripeta, o altrimenti c'è peggioro, quindi è meglio. No, ho capito, cioè nel senso che non è facile questa. Come le rispondo se non ho capito? Michele, il pesce piccolo, che viene mangiato. Ma da chi viene mangiato Michele? Da chissà, dai pesci, sì, più grandi. Sì. Sì, Michele, voglio dire, lì io ho deciso che a un certo punto Michele, il protagonista di Io non ho paura, a un certo punto poi reagisce in qualche modo, reagisce alla situazione e salva questo bambino a discapito dei genitori, anzi quasi, vabbè adesso è inutile che vi racconto la fine, ma io ho ritenuto che in qualche modo, come ho detto prima, esiste un momento in cui tu le cose le sai, ma le sai di te, sai che a un certo punto ti appare quello che tu sarai nella vita e quello che tu diventerai, perché durante l'adolescenza, in questo periodo meraviglioso in cui in fondo, se ci pensi, dagli 11
ai 16 anni si cambia come non si, è mai, non si cambierà mai più nella vita, perché se uno da 40 a 46 cambia, cambia pochissimo, invece lì è una mutazione improvvisamente, sai quello che devi fare. Allora io ho scelto di raccontare Michele perché proprio Michele rappresentava la possibilità per un protagonista di una storia di poterti in qualche modo sorprendere, poteva fare una cosa, un altro, poteva essere adulto sapendo quello che era giusto, ma anche ignorandola, perché in qualche modo i bambini poi spesso vivono in un mondo in cui è facile ignorare le cose perché quelle sono così e non si discutono. Quindi è una sorta, è un processo di emancipazione in cui si perde la conoscenza, secondo me durante l'adolescenza si perdono certe conoscenze acquisite durante l'infanzia, ed è quella sensazione di incertezza che poi ti trasforma in una persona migliore. Grazie. Vedo, abbiamo un esperimento da provare per vedere se è vera la sua tesi. Se noi proviamo tutti a toccare il professor Di Donato, vediamo se salta quando ci vede arrivare. Mi sembra un atteggiamento corretto. Eccola là. La considerazione che lei ha fatto a proposito della persona che vive in casa con lei, che non tocca i cani, mi chiedevo, ma ci parla? Sì. Perché la differenza fondamentale, come tutti noi sappiamo, tra noi e il mondo animale, è che noi abbiamo il linguaggio, la parola, che poi è intervenuta 50, 70, 100.000 anni fa, non oltre, e che ci dà la consapevolezza di noi stessi. E quindi nei rapporti umani è fondamentale lo scambio della parola più che il toccarsi. Forse il problema è lì, cioè lui ci parla, ma per l'animale la parola non è così importante come il toccarsi. Ma lui ci parla, io credo che molto, cioè quella dalla mia esperienza, io non sono un etologo, sono semplicemente una persona che ama i cani, io credo che la parola per esempio per il cane è solo una questione di tono, cioè ci sono dei toni che sono per esempio dei toni rassicuranti, che noi facciamo esattamente lo stesso tono che noi per esempio, che le madri hanno questa specie di strano linguaggio con i bambini, che in cui gli dicono, lo prendono, e quella cosa è come se fosse qualche cosa, addirittura, almeno avevo letto un articolo in cui dicevano che era qualche cosa addirittura di genetico che noi abbiamo e che noi facciamo in maniera assolutamente irrazionale, che le mamme fanno con i neonati per rassicurarli. E la stessa cosa succede nel rapporto con gli animali, soprattutto con animali intelligenti come i cani. Io per esempio noto che una ipersensibilità poi si produce, cioè quando tu poi in qualche modo questi cani li trasformi in fondamentalmente quasi in esseri umani, improvvisamente io discuto con una persona con un tono che è lo stesso tono con cui mi arrabbio con lui, perché quello è il tono quando uno si altera, e lui lo percepisce sempre come se fosse colpa sua. Lui vive nella condizione che oramai qualsiasi è al centro del mondo, e chiunque in qualche modo, che succede? Chiunque sia litigando così. Il mio Raymond ci parla, ma relativamente, quindi come dire, non ha quella, anche quello probabilmente è vero, non ha quei toni che loro riconoscono e che sono quel linguaggio che li rassicura, o che sanno che è il momento in cui possono divertirsi, che tu gli concedi il divertimento, il gioco, oppure che tu ti arrabbi perché hanno fatto qualche cosa. Lui non lo fa questo, e contemporaneamente non li tocca, ma semplicemente gli dà il cibo, che io ritenevo, almeno così in maniera assolutamente superficiale, che fosse quello che poi ti legava agli animali, ma non è così, è più nella relazione, come dire, fisica, nel tuo modo di porti, che poi alla fine costruisci le relazioni con un cane. Vedo altre, non vedo se ci sono altre, eccoli là, ce n'è uno qui e uno lì, vedo, però alzate bene la mano perché io purtroppo, eccolo là. Lei come si spiega che ci sono persone che amano i cani e altre persone che non amano? Non so se a lei è capitata, a me sì. Una mia collega che fa il mio stesso lavoro dice: come puoi tu stare nel tuo studio e lavorare e un cane, perché anch'io vivo sempre con un cane,
e il cane che ti guarda, non ti dà fastidio, ti guarda e non parla. Quindi ci sono due persone che fanno lo stesso lavoro e hanno, hanno, diciamo, rispetto al cane, comportamento così diverso. Lei come lo giustifica? Lei lo lega a una forma di atavismo che hanno certe persone, cioè sì, legarsi a un mondo atavico, e altri l'hanno perso per qualche motivo. Io l'ho, per esempio, questa cosa mi sono sempre chiesto, io adesso parlo così, proprio per percezioni personali assolutamente non scientifiche, però la mia sensazione è che in qualche modo le persone che amano molto i cani, cioè ci sta questa specie di profonda dicotomia tra chi per esempio ama i cani e chi ama i gatti, no? E ci sono delle lotte continue in cui la gente dice no, vabbè, ma i gatti sono meglio, i cani. Io penso che, dato che il cane è un animale che vive in gruppo, e come dire, ci sono delle regole, tu ovviamente se ami il cane, probabilmente queste regole in fondo di gerarchie sono una cosa che in qualche modo non ti disturba. Esistono persone che questa sensazione invece la trovano assolutamente disturbante. Devo dire che, per esempio, durante la mia diciamo, ho passato dei periodi in cui in qualche modo come dire, mi drogavo troppo, bevevo troppo, facevo delle cose in cui in qualche modo, come dire, la mia sensazione di partecipare al mondo erano minori, e come dire, la mia attenzione verso gli altri diminuiva, e questa cosa non mi dava fastidio nei confronti degli umani, delle persone che mi stavano incontro, se io mi sottraevo alla vita. Nei confronti del cane invece sentivo un grande senso di colpa, nel senso che il cane comunque sta lì e ti guarda e ti chiede continuamente qualche cosa, questa richiesta continua che fa, di cui lui a un certo punto e continua, perché in fondo poi lui desidera da te o che lo coccoli, o che gli dai mangiare, o che lo porti fuori, una serie di cose, è per alcune persone inaccettabile, perché hai questi occhi puntati che non ti lasciano mai. E quindi probabilmente, per esempio, per queste persone forse un gatto, quella sensazione del gatto che tu lo possiedi ma non lo possiedi, per cui il gatto in qualche modo viene da te, è anche più opportunista, però non ti chiede. Tu in fondo un cane puoi decidere che ti vai a buttare, se un cane ti è fedele tu prendi, abbandoni tutti, molli i tuoi vestiti, incominci a correre e ti butti giù da un burrone correndo dentro un bosco, tu sai che comunque il cane non si chiederà perché, ma ti seguirà. E questa sensazione di essere così onnipotente nei confronti di questo animale può essere qualcosa che ti pesa, che ti angoscia. C'era un'altra... Sì, allora la mia domanda forse è una forte digressione sull'argomento, però proprio aver ascoltato questo raffronto fra uomo e animale mi porta a chiedere se proprio questo interesse particolare ha spinto ad inserire, soprattutto in età giovanile, anche poi recentemente, tipo con Che la festa cominci, queste figure mostruose che un po' caratterizzano i libri, alcuni perlomeno, non tutti. Ah, le figure mostruose, tipo, stiamo parlando per esempio Che la festa cominci degli atleti, russi che vivono nelle catacombe. Esattamente. Sì. No, però anche la parte, i libri che non vorrei, forse non vengono riconosciuti come pulp, però quei personaggi iniziali in branchie o che prendono spunto anche da animali, no? E quindi mi chiedevo se questo interesse possa aver spinto ad inserire queste figure in più occasioni. Ma sicuramente c'è stato questo, sicuramente è stato un interesse verso, come dire, devo dire, questo si è, come dire, l'interesse per gli animali lì si è sposato molto, come dire, invece probabilmente nel grottesco, in queste figure che sì, ricordano degli animali, ma perché in qualche modo io leggendo, per esempio, che ne so, io sono stato sempre un appassionato di favole, ho letto tantissimo tutta la raccolta delle favole regionali italiane di Calvino, lì ci sono gli orchi, ci sono i mostri, ci sono gli uomini neri, ci sono quegli animali, quegli uomini che sembrano degli animali, e quella cosa lì probabilmente mi ha dato
il senso di questi personaggi che possono essere pericolosi, grotteschi, cupi, e se penso forse uno dei libri che più mi è piaciuto, che più mi ha colpito nella mia carriera di lettore è stato Dottor Jekyll e Mr. Hyde, in cui in fondo quello è stato il primo vero libro di orrore scritto, sì ci stavano prima, però quello lì è, diciamo, è il padre di tutti i libri, tutti i film horror, perché ci sta una lenta trasformazione, perché quando arriva nella favola esiste l'uomo nero esiste di per sé, sta lì ed è pericoloso, i bambini ci vanno e l'orco se li mangia. Nel caso invece di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, proprio perché Stevenson era, come dire, viveva in un periodo in cui da poco c'era Darwin aveva raccontato in fondo come l'uomo, come questa lenta trasformazione portava, come dire, l'uomo, in fondo la cosa che era più terribile da raccontare in quel periodo era il pensiero che l'uomo potesse non essere al centro ma essere accomunato alle scimmie. In fondo quando Dottor Jekyll prende questa pozione e si trasforma in Mr. Hyde, diventa brutale, diventa bestiale, gli crescono i peli, gli diventa è nascosto, si muove come una scimmia, come una specie di scimmione. Quindi forse è stato anche la lettura di un libro come quello che mi ha dato l'idea in fondo di immaginare in qualche modo i miei personaggi legati e paragonati a degli animali. Allora, se c'è un'ultima domanda se c'è, se no ringraziamo Nicola. Non vedo Manico, ma il sol. Dov'è? Al solito, dico. Forse la faccio io, ma è più che una domanda, è un'osservazione, non so se la condivide. Non vedo nulla. Nel rapporto con gli animali, che tutti, almeno molti di noi amano, io riconosco molto spesso una patologia che è falsa il rapporto, cioè dall'animale ci si aspetta qualcosa che non si è avuto dagli umani, cioè si rende destinatari di desideri, di attenzioni, di cose che in realtà non competono in realtà nel rapporto, diciamo, franco con un animale che è un essere differente dall'umano. Allora è questa patologia che molto spesso dà fastidio, cioè il ribaltamento delle priorità, che spinge molte persone a riconoscere nei comportamenti animali una superiorità spesso rispetto a quella franca tra uomini. E questo non mi piace, probabilmente non va incoraggiato. Ripeto, chi non ama gli animali io non lo reputo una persona piacevole. Però questo non significa, credo, andare nell'eccesso opposto. No, sono d'accordissimo, sono d'accordo. Poi diventano veramente delle patologie. Ultimamente, soprattutto, come dire, sembra quasi che in qualche modo, come dire, poi questa, cioè se noi pensiamo al paradosso che oramai, se noi vediamo i video su YouTube, praticamente, o che fanno vedere, che ne so, sul sito di Repubblica, praticamente sono quasi tutti su animali, sugli animali, su quanto gli animali ci fanno ridere in qualche modo, quanto diventano oramai, come dire, sono delle sorte di uomini trasformati, e non è bella questa cosa, sono d'accordo, diventa una patologia il fatto che comunque oramai c'è un mercato e tu vieni rassicurato in fondo dal fatto che gli animali sono puri, cioè questa purezza dell'animale nella quale tu ti trovi e che in fondo sono gli unici veri, come dire, organismi che in qualche modo sono incorruttibili e sono migliori, cosa che voglio dire è inutile neanche da discutere e che poi crea veramente delle persone che oramai vivono in costante connubio con questi animali, ma nella totale incapacità di rapportarsi alle persone. Negli Stati Uniti ci sono degli studi che dicono che esistono persone che oramai vivono, cioè lavorano, tornano a casa e vivono solo nel rapporto con i loro cani o con i loro gatti, e questa cosa non va bene ovviamente, e tra l'altro è molto alimentata dall'industria, che ha capito che su quello, come sui bambini, la gente è disposta a spendere tutto, quindi la gente proprio compra qualsiasi cosa. Se vedete, che ne so, il mercato dei vestitini da cane, ce ne sono un qualsiasi tipo, quindi anche quella poi porta, come dire, come tutto, a delle aberrazioni.
Va bene, io ringrazierei, avete visto, vi ha sorpreso sicuramente. Ciao Nicola, grazie. Grazie veramente a tutti. E al prossimo appuntamento.